Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Quella che vi presento oggi è una torta dalle origini austriache. La torta Linz è una torta da forno morbida e saporita, abbastanza speziata, preparata tra le altre cose con farina di nocciole. Generalmente viene farcita con marmellata di lamponi, ribes o mirtilli. Non è per nulla una torta difficile. Il suo aspetto è quello di una crostata classica, ma non si tirerà la frolla con il mattarello, ma si farà tutto a mano con la sac à poche. Quello di oggi sarà un impasto montato, quindi per prima cosa al microonde scaldiamo il burro. Dobbiamo renderlo morbido a pomata. Quindi lo inseriamo in planetaria con la foglia insieme allo zucchero a velo e lo zucchero di canna. Facciamo girare la macchina fino ad ottenere un impasto ben montato, spumoso. Quindi inseriamo le uova. Continuiamo a far girare la macchina fino ad assorbire gli ultimi ingredienti. Quando verranno assorbiti, aggiungiamo un mix di polveri formato da cacao, lievito, cannella e vanillina. Continuiamo a far girare la macchina e aggiungiamo la farina. Quando anche la farina sarà stata assorbita, concludiamo con la farina di nocciole. Ora, se volete, potrete aggiungere un 10 g circa di whisky o un liquore a vostra preferenza. Impastate il tutto fino ad ottenere un impasto spumoso e ben montato. Foderiamo uno stampo da 24-26 cm con carta da forno e con l'aiuto di una sac à poche riempiamo il nostro stampo formando uno strato di circa un centimetro di impasto. Quando avremo formato tutto lo strato, procediamo con un secondo giro soltanto sul bordo. Questo appunto creerà un bordo nella torta in grado di accogliere la farcitura, che in questo caso sarà di marmellata ai frutti di bosco. Quando avremo completato la nostra farcitura, con un'altra sac à poche dalla bocchetta un po' più piccola, chiudiamo la nostra torta con le classiche righe da crostata. Attenzione, non fatele troppo grosse perché in forno l'impasto si allargherà. Concludiamo la nostra torta mettendo sul bordo delle mandorle a filetti per rendere il tutto ancora più gustoso e croccante. Inforniamo quindi a 175 gradi per 40-50 minuti o comunque fino a quando le mandorle, per esempio, non saranno ben dorate. Una volta raffreddata, la sformiamo, togliamo delicatamente la carta sul bordo e decoriamo la nostra torta a piacere. In questo caso io ho soltanto messo della gelatina per lucidarla in superficie. Ed ecco qua la Linzer Torte. Insomma, una torta, come avete visto, abbastanza semplice da fare. Sicuramente una torta particolare perché il suo profumo speziato, in questo caso di cannella, unito alla farina di nocciole, la marmellata, fanno sicuramente una torta sorprendente e diversa dalle altre. A dare quel tocco in più, ovviamente, sono le scaglie di mandorle
che rendono il tutto un po' più croccantino. Come al solito, qui sotto in descrizione troverete la ricetta per prepararla anche voi. E mi raccomando, se dovesse esservi piaciuto il video, io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!